con coach Orlando Venduto nell'immediato post partita di gara 2. Coach, una grande vittoria, si chiude immediatamente una serie, direi grande prestazione dei ragazzi. Siamo, qualcuno di noi è senza voce, qualcun altro ce l'ha ancora, però siamo tutti molto contenti. Siamo molto contenti perché questo è un campo dove le big del girone C ci hanno perso, questa è una squadra che in casa si esalta, siamo stati bravissimi, sono stati bravissimi ragazzi a togliere loro punti di forza. Il primo tempo abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, ci siamo fatti nervositi da presunti non fischi degli arbitri, qualche schiaffo l'abbiamo sentito oggettivamente dalla panchina, però poi non è stato un fallo, però come dire, sono stati bravi ragazzi a comprendere che quando la palla si muoveva, quando andavamo agli obiettivi, prendevamo sempre un buon tiro e poi insomma poi le percentuali sono venute da sole, e questo è significato anche poi controllare un po' il difesa, per cui veramente bravi, complimenti a tutti. Coach, grande atteggiamento da parte dei ragazzi, c'è stata anche grande intensità in fase difensiva, non era facile perché questa è una squadra che in casa, come dicevi, si esalta, poi la capacità di aspettare il momento giusto per chiudere la partita nel terzo quarto, le percentuali sono aumentate, la squadra ha cominciato a girare davvero come sa ed è arrivata una vittoria, come dicevamo, importante. Sì, ripeto, questa è una squadra, la mia, che è stata nella serie bravissima contro i loro due top player, Budini e Maggiotto, va dato merito ai ragazzi che si sono alternati su questi due bravissimi giocatori. Ovviamente Senigallia poi è stata altrettanto brava ad andare su altre cose, quindi veramente veramente bravi, siamo contentissimi. Rispetto all'anno scorso chiudiamo la semifinale dopo due gare, questa è una cosa importante nella misura in cui ci dà più tempo per preparare la semifinale. Anche due giorni di meritato riposo e poi pronti a lavorare per provare a vincere il posto. Coach, meritato riposo e poi semifinale, che sia Chieti che sia Lewis, un'altra grande sfida. Assolutamente, siamo in semifinale, siamo orgogliosi, siamo consapevoli dei nostri punti di forza e siamo determinati a provare a fare qualcosa di bello per sé. Grazie mille, coach.